12 giugno 2023, morte di Silvio Berlusconi. Noi ci siamo chiesti, ma da Soverato, come è visto e come è vissuto Silvio Berlusconi? E abbiamo qui il dottore Giuseppe Messina, che può dirci tante cose, anche perché è stato presente al funerale a Milano. Sì, ma Berlusconi è stato sempre al centro da quando è nata Forza Italia. Forza Italia ha sempre avuto un ruolo importante, un peso importante in Soverato, che è una città, ricordiamocela, di centrodestra, anche se oggi purtroppo tante vicissitudini l'hanno allontanata dal centrodestra, ma per motivazioni più che altro le colpe della gestione del centrodestra, ma sempre ci siamo ritrovati in Berlusconi da tutte le parti. Io peraltro poi ho avuto la fortuna di poter essere al Duomo 2 giorni fa, allora quando c'è stata una manifestazione davvero molto composta. Io mi sono meravigliato per la quantità importante di giovani e giovanissimi, tutti quanti, vi posso assicurare, con i lucciconi agli occhi, e tutti quanti che ci spellavamo le mani a batterle per ricordare il nostro grande cavaliere. E poi un'atmosfera, come sempre avvenuto nelle manifestazioni di Forza Italia, di compostezza, di serietà, non si inneggiava contro nessuno, al contrario di quello che facevano gli altri, si era tutti focalizzati verso questo evento importante, per noi molto brutto, molto triste, della morte di un personaggio del livello di Berlusconi. Noi non avremo mai più manifestazioni tipo quelle che si sono fatte a Milano, perché con quella manifestazione, con quel lutto nazionale che è stato criticato dai soliti beceri del centro-sinistra, si è voluto da parte del popolo chiedere scusa a Berlusconi per tutte le umiliazioni che, a partire dalla magistratura, a continuare con il Presidente della Repubblica, tutti quanti, questo poveraccio ha dovuto subire per il paese che lui... Ah, ma lui diceva sempre: l'Italia è il paese che amo. In virtù di questa frase, lui ha sopportato 30 anni di angherie inimmaginabili per rimanere sulla breccia politica. E cosa ci rimane di Silvio Berlusconi dal punto di vista politico? Ma dal punto di vista politico ci rimane, certamente ci deve rimanere, la sua ansia di libertà, la sua voglia del libero mercato, il fatto di rispettare gli altri. La politica non deve essere un massacro come la fanno quelli del centro-sinistra. Lui ha etichettato tutto questo dicendo: ci vuole il sole in tasca, e lo ha detto fino all'ultimo. Il sole in tasca significa bisogna essere sempre propositivi, bisogna essere sempre sereni, bisogna sempre ridere, cosa che i vari Travagli e compagnia bella non possono mai sapere cosa significa. E un'ultima battuta: sarà fagocitata Forza Italia? Assolutamente no. Assolutamente, faremo di tutto perché non possa essere fagocitata, ma faremo di tutto anche assieme a Franco Cervolo ad altri perché rinasca a parte in Italia. Noi avremo le elezioni regionali nel Molise la settimana prossima e i sondaggi sono molto favorevoli a noi, ma noi dovremmo fare in maniera tale che anche in Soverato, laddove è stata spropositatamente messa fuori gioco, rinasca quella Forza Italia che abbiamo conosciuto ai tempi nostri, io, Cervolo e tanti altri. Un'ultimissima battuta: è stata veramente una fortuna il fatto che Silvio ci sia stato? Assolutamente, senza Silvio veramente ci sarebbe mancata una cosa enorme, ci sarebbe mancata la qualità della politica e l'amore per la politica. È stata una fortuna grossissima ad averlo avuto, purtroppo non ce ne saranno di altri, non ce ne potranno essere. E all'uomo che ha scritto il libro Come eravamo, chiediamo com'è stato Silvio Berlusconi, anche perché mi sembra che qui a Soverato lei sia stato il primo per quanto riguarda Forza Italia. Il primo coordinatore cittadino. Sono stato il primo coordinatore cittadino. Sono con Berlusconi da 94. Berlusconi è stato quello che ai socialisti, che non volevano morire comunisti, hanno consentito di avere una casa. Noi non volevamo morire comunisti e Berlusconi ha creato Forza Italia, perché in quel momento tutti gli altri partiti erano stati devastati dalla Tangentopoli, e noi che eravamo senza una patria, noi liberali, Berlusconi ci ha consentito questo. E qual è stato la cosa che non hanno mai perdonato a Berlusconi? Che in 3 mesi ha vinto le elezioni.
cioè contro un Occhetto che aveva la gioiosa macchina di guerra, in 3 mesi Berlusconi con Forza Italia ha fatto il partito da niente, da niente. Noi venivamo nominati dal vertice, che era uno solo per esempio in Calabria. E quindi in poco tempo fa un partito, fa delle idee chiare, ha delle idee chiare, fa un programma che voi sapete come è nato questo programma. Naturalmente il popolo gli va dietro, non perché lui era populista, ma perché lui sapeva populista vuol dire interpretare i sentimenti del popolo. Lui interpretava i sentimenti del popolo perché ha avuto per subito, in 3 mesi di costituzione di un partito, il 37%. Allora, prego. Io so che, siccome i simboli sono importanti, lei, oltre a questo che ha già puntato sul petto, ha anche altri simboli, perché a volte non servono parole. Forza Italia aveva creato una serie di gadget, perché quando dopo la prima vittoria arrivarono i soldi dei rimborsi dei partiti, 43 miliardi, mentre 37 miliardi andavano ai comunisti, i comunisti ne spendevano 25 per l'unità e altrettanti pagavano i vertici, i loro funzionari. Berlusconi aveva 7 persone in Via dell'Umiltà, 7 persone, quindi lui si è speso dei 43 miliardi, 40 miliardi di pubblicità. Voi potete immaginare che succedeva nelle piazze, arrivavano i tir con le bandiere e arrivavano i gadget. Io ve ne faccio vedere uno, perché voi, questo era da attaccare al frigorifero, no? Ma ce ne sono tutti i tipi, dalle carte ai fiammiferi, dai fiammiferi alle mutande, dalle mutande alla canottiera. Forza Italia è stata una valanga. Possiamo dire l'unica cosa che la divideva da Berlusconi forse era il tifo calcistico, ma c'è un aneddoto che possiamo ricordare per ricordare Silvio Berlusconi. Sì, questo sì. Quando mi presentarono, io gli dissi: Presidente, a me chiedetemi tutto, però io sono juventino. Presidente, sono juventino. Dopo molto, questo ve lo posso assicurare perché è sacrosanto, venne in aereo all'aeroporto di Lamezia ed io andai con Mario Catroppa, che era il segretario di Nisticò, con la macchina sotto la scaletta, e poi Mario mi disse: Fra, portigli sti fiori, madonna, i fiori, c'era un mare di gente, portagli sti fiori. Allora io mi avvicinavo con sti fiori, lo feci scendere, mi avvicinavo con i fiori, Presidente, i fiori. Mi guardò negli occhi e mi disse: da te no, che tu sei juventino. Mi disse: Presidente, pigliate questi giuri. E alla fine mi mise a ridere. Dopo 3 anni che non mi vedeva, cioè Berlusconi, il cervello l'aveva e l'aveva era un genio nelle sue cose. E nessuno lo può contraddire questa cosa, perché così è stato in tutto il resto, nel Milan, nelle altre attività imprenditoriali, nelle cose, e così era nella politica. Nella politica aveva la capacità di sentire, di capire, e se non gli avessero fatto quella famosa guerra giudiziaria, che adesso si scopre, perché voi avete letto che ha detto il direttore del Corriere della Sera sulla famosa comunicazione giudiziaria, se non avessero scatenato i giudici per il semplice fatto che non riuscivano a batterlo elettoralmente. Hanno perso tutte le elezioni con Berlusconi, e quando io eravamo con Peppe a Napoli e tutti lo davano per spacciato, Monti, Prodi vinse per 20.000 voti, 30.000 voti, capito? Lui recuperò 8 punti in 15 giorni. Questo era Berlusconi. Peppe si ricorda una giornata epica che abbiamo fatto in Piazza del Plebiscito con il Cavaliere Berlusconi. Cioè, aveva il fiuto della persona, sapeva i bisogni, tolse le tasse, scesero per prima volta sotto il 40% con lui. La prima cosa che fece, levò una tassa stupida, quella dei frigoriferi. Tutti quei Berlusconi togliono, Berlusconi ha i suoi frigoriferi, Berlusconi aveva i frigoriferi, Berlusconi disse: ma che tassa è questa? E la tolse immediatamente. E un'ultimissima battuta,
forse ci sta guardando, ma da dove? Dall'inferno, dal purgatorio o dal paradiso? Guardi, io penso che sta organizzando, perché queste tre divisioni credo che a lui non facciano molto piacere. Oggi il primo giorno del corso di ecografia neonatale pediatrica, che si terrà qui alla Lamezia nei giorni 15 e 16 di giugno, e siamo onorati di avere con noi il professor Agostiniani, che è anche il vicepresidente della Società Italiana di Pediatria, e la professoressa Musolino, responsabile di pediatria di emergenza dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, nonché segretaria del gruppo di studio di ecografia pediatrica. Abbiamo tenuto questo corso e abbiamo tenuto moltissimo a non solo a programmarlo, a progettarlo e a fare sì che si potesse realizzare nella nostra realtà, perché siamo veramente fondamentalmente convinti che un pediatra che sappia utilizzare l'ecografia e che abbia quindi nella sua disponibilità, oltre ai soliti 5 sensi che abbiamo tutti, anche la capacità di trarre dalle ecografia delle informazioni, è veramente un pediatra che ha qualcosa in più, e siamo riusciti ad attirare nella nostra città veramente i colleghi che, un po' per amicizia e un po' per la loro compiacenza, ci hanno sostenuto in questo progetto e l'hanno reso un progetto effettivamente realizzato e portato a casa con grande entusiasmo, e li ringrazio. Come responsabile della neonatologia di Lamezia sono molto contento di come sta andando il corso. Abbiamo portato qui a Lamezia i maggiori responsabili di professionisti e esperti di ecografia pediatrica e neonatale. E ormai l'ecografia è un presidio indispensabile, sono contentissimo di come sta andando. Voglio fare un ringraziamento particolare alla nostra direzione sanitaria, che sempre ci appoggia, e soprattutto al Dipartimento Materno-Infantile, alla dottoressa Caloiero, che è sempre promotrice di questi eventi e che mi sta sempre accanto. Ho accettato con piacere l'invito a partecipare come docente a questo corso, non solo per l'amicizia che mi lega da anni con la dottoressa Galiano, ma perché sono profondamente convinto dell'importanza dell'utilizzo di questo strumento che è l'ecografia direttamente da parte dei clinici. L'ecografia è cambiata molto nel corso degli anni, oggi abbiamo degli strumenti molto piccoli, portatili, che ci possono consentire di avere un suo impiego, utilizzo direttamente al letto del paziente. Può essere uno strumento aggiuntivo per riuscire con maggior capacità e tempestività a fare delle diagnosi appropriate. Intanto ringrazio la dottoressa Galiano, il dottor Morrone e la dottoressa Caloiero. Per me è stato un onore, è sempre un piacere ritornare in Calabria. È un corso organizzato nei minimi particolari e soprattutto si vede la grande attenzione e il grande desiderio dei pediatri calabresi di apprendere tutto ciò che è innovativo e tutto ciò che serve per offrire ai loro piccoli pazienti la migliore assistenza. L'Italia fa passi in avanti nello sviluppo del turismo inclusivo. Per la prima volta la penisola si dota di auto a noleggio adattate, che rendono totalmente indipendenti nel viaggio e nella conoscenza del territorio anche persone con patente speciale. La campagna La vita indipendente non va in vacanza è realizzata da AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ed è patrocinata da Enit e FISH, la Federazione Italiana Superamento dell'Handicap. A disposizione delle persone con disabilità in possesso di patente speciale un servizio di noleggio di auto attraverso la piattaforma di Sicily by Car. Entro il 2025 il progetto si propone di raggiungere fino a 10 aeroporti italiani selezionati in base alle esigenze dei passeggeri e alle potenzialità turistiche. Le città sono Milano, Roma, Firenze, Napoli, Palermo, Catania, Torino, Bari, Trapani e Perugia. Il turismo accessibile rappresenta un settore in continua crescita. In Italia le persone con disabilità sono oltre 3 milioni, 87 milioni in Europa.
Dall'indagine dell'ufficio studi Enit su rilevazione diretta CSA, il 7% degli italiani durante l'estate 2021 ha trascorso almeno una vacanza con qualcuno che presenta una disabilità o delle esigenze particolari. Il dato sale al 13% tra gli over 65. La valutazione complessiva sull'accoglienza e l'accessibilità ai servizi che queste persone hanno trovato nel corso della vacanza è soddisfacente, ma con riserva. Il 40% ha dato un giudizio tra 8 e 10, il 47% tra il 6 e il 7, giudizi tra l'1 e il 5 per il 13%. Una grande festa nel cuore della città, con le auto della Mille Miglia per celebrare i 120 anni di Automobile Club Milano. Le vetture hanno tagliato il traguardo di tappa in Piazza Duomo, precedute dalla Maserati MC20 Cielo a guida autonoma, allestita dal Politecnico di Milano e utilizzata per la sperimentazione su strade pubbliche. È la prima volta che la Mille Miglia fa tappa nel capoluogo lombardo, un evento che è un intreccio tra passato, presente e futuro, e che ha permesso a migliaia di appassionati di ammirare auto che appartengono alla storia e alla cultura del paese. Grandissimo orgoglio, 120 anni non si possono festeggiare in un modo migliore. Tantissimo pubblico, tantissimi appassionati, auto meravigliose che rappresentano la storia della tecnica, della tecnologia, del design. Un anno questo particolare di anniversari e con una prima speciale edizione con tappa Milano. Gli equipaggi sono poi ripartiti alla volta di City Life, dove le 405 vetture sono state esposte in un vero e proprio museo a cielo aperto. Qui c'è passione, c'è la tradizione, c'è una lunga storia e per pensare al futuro bisogna guardare anche al passato. Quindi questa è un'occasione di piacere, ma anche un'occasione di riflessione rispetto a come ci muoveremo, quale sarà il ruolo dell'auto. A Milano nessuno è contro le auto, bisogna trovare la formula giusta. Tant'è vero che abbiamo colto al volo l'occasione di ospitare la Mille Miglia. Massimo era un poeta, un uomo molto simpatico, spiritoso, molto colto, attento al sociale, attento anche alla politica nel senso bello della parola, cioè di chi stava peggio rispetto a chi stesse in quel momento meglio. Vivevamo nella stessa zona di Roma, per cui a 50 metri vivevamo io, lui, Francesco Nuti, Bentivoglio e Saverio Marconi. Eravamo uno in vie che nominavano attori, per cui io ero in via Petrolini, lui in via Adelaide Ristori, Francesco Nuti in via Tommaso Salvini, più elegiaco Bentivoglio in via delle Muse e invece Saverio Marconi in via Giacinta Pezzana. Era bello stare insieme, era bello sognare, tutti sconosciuti, ce l'abbiamo fatta tutti. Lui ci è andato via troppo presto, ma prendere un premio in suo nome vuol dire tenere alta la torcia della libertà intellettuale degli artisti. Massimo era un poeta, un uomo molto simpatico, spiritoso, molto colto, attento al sociale, attento anche alla politica nel senso bello della parola, cioè di chi stava peggio rispetto a chi stesse in quel momento meglio. Vivevamo nella stessa zona di Roma, per cui a 50 metri vivevamo io, lui, Francesco Nuti, Bentivoglio e Saverio Marconi. Eravamo uno in vie che nominavano attori, per cui io ero in via Petrolini, lui in via Adelaide Ristori, Francesco Nuti in via Tommaso Salvini, più elegiaco Bentivoglio in via delle Muse e invece Saverio Marconi in via Giacinta Pezzana. Era bello stare insieme, era bello sognare, tutti sconosciuti, ce l'abbiamo fatta tutti, lui ci è andato via troppo presto, ma prendere un premio in suo nome vuol dire tenere alta la torcia della libertà intellettuale degli artisti. Allora, Massimo Troisi rappresenta la mia infanzia, la mia adolescenza, i primi film che andavo a vedere al cinema con mio papà. Abbiamo purtroppo un triste legame. Lui è morto nel giorno del mio compleanno, che è il 4 giugno, e fu un compleanno triste per me, ma rimane gioioso il ricordo dei suoi film che grazie al cielo in Italia continuiamo a fare in televisione, a far vedere anche ai più giovani. E è un orgoglio ricevere questo premio, è un orgoglio riceverlo a Salina, che è una località così significativa per la cinematografia di Massimo Troisi. Senti, ti hai fatto un bellissimo post, il ricordo di Francesco Nuti è dovuto mancare qualche giorno fa. Francesco Nuti, il Troisi toscano, secondo te?
Sì, lo è stato ed è stato simbolo di una generazione composta dai tre nuovi comici che erano Carlo Verdone, Massimo Troisi e Francesco Nuti. Rappresentavano l'Italia, rappresentavano tre regioni importantissime dell'Italia e Nuti ha rappresentato per la Toscana quello che Massimo Troisi è stato per la Campania. Entrambi hanno avuto il grande merito di essere italiani, però, nazionalpopolari, comprensibili. Spiace per quello che gli è successo, spiace per gli ultimi anni di vita molto, molto tristi. Resta un genio becchettiano del cinema italiano. Questo è il momento in cui abbiamo molto spesso bisogno di perdere qualche chilo, qualche etto, soprattutto abbiamo bisogno a volte di drenare, di depurare il fegato, di eliminare liquidi, e noi abbiamo un aiuto naturale che possiamo usare tutti i giorni, che è l'indivia belga. L'indivia belga, chi mi segue lo sa, la consiglio molto spesso, ad esempio a tutti coloro che hanno un colon irritabile, che quindi hanno difficoltà a prendere delle insalate, ma hanno comunque bisogno della fibra, perché la fibra di cui l'indivia belga è molto ricca, è molto importante per la nostra regolarità intestinale. Quindi l'indivia belga in realtà è un'insalata dalle mille proprietà. Dovrei parlare per tanto tempo dell'indivia belga, ma cercherò di essere sintetica e di ricordare le caratteristiche principali. Ha soltanto 16 calorie per 100 grammi di prodotto, quindi praticamente non ha calorie. È ricca di fibre, e quindi dicevo, sono fibre però che non danno problemi a chi ha per esempio il colon irritabile o che soffre di disbiosi, anzi addirittura è un grande aiuto per chi ha le infiammazioni intestinali, il colon irritabile e soffre di disbiosi intestinale. E l'insalata belga è depurativa, è diuretica, aiuta a depurare il fegato, aiuta i reni. Tra l'altro è molto ricca di acido folico, quindi è anche molto molto adatta alle donne a cui faccio tanti auguri, ad esempio, che aspettano un bambino, che stanno vivendo il momento della gravidanza, il momento straordinariamente magico della gravidanza. È una fibra saziante quella dell'insalata belga, quindi per certi versi, faccio un esempio, una bella insalata belga abbondante con due uova sode sbriciolate nell'insalata, condite con dell'olio ed eventualmente un pizzico di sale, ecco proprio un pizzico, teniamoci bassi col sale se dobbiamo dimagrire, può essere un piatto unico straordinariamente saziante, proprio perché l'uovo sodo più la fibra dell'insalata belga può davvero essere un'accoppiata molto vincente. Tra l'altro l'insalata belga è presente anche il magnesio, il ferro, il potassio, è ricca di vitamina C, è ricca di vitamine del gruppo B, aiuta a controllare il colesterolo cattivo, l'LDL, il famoso LDL. Quindi vedete che un alimento così alla portata di tutti, perché lo trovate veramente in tutti i mercati, in tutti i supermercati, l'insalata belga la potete tra l'altro mangiare ovviamente a insalata così com'è, ma può anche essere cucinata, perché la potete fare a listarelle, cucinata con un filo, veramente un filo di olio, un pizzico di sale, coperta, è gustosissima come contorno di qualunque piatto ed è anche raffinata ed elegante se vogliamo accompagnarla per esempio a un arrosto quando facciamo una cena per gli amici. Ecco quindi un alimento, come voglio dimostrare, che non sempre quello che piace, quello che è buono, magari dice, sai, però fa ingrassare. No, no, qui l'insalata belga ha una marea di proprietà, è praticamente senza calorie perché ha 16 calorie per 100 grammi,
adattissima per chi deve dimagrire, adattissima per chi ha, ad esempio, difficoltà con le altre insalate. Cito ad esempio la meravigliosa lattuga romana, che è meravigliosa ma che moltissimi di noi non possono mangiare, perché essendo un'insalata che può dare disturbi dal punto di vista della digestione, e non tutti ne possono beneficiare. Quindi buon appetito con una bella insalata belga.